Minasan konnichiwa, salve gente e bentornati su Arusan per una nuova video recensione, questa volta dedicata a una pellicola uscita da pochissimo nelle sale italiane. Sto parlando di The Fist Slam Dunk, film d'animazione basato sull'omonimo fumetto, Slam Dunk appunto, saga sportiva incentrata sul basket che segue le vicende della squadra di pallacanestro Shohoku, in particolare la storia di Hanamichi Sakuragi, il cosiddetto genio del basket. Ah, si pronuncia Sakuragi, gi, come gatto e non Sakuragi come nei primissimi adattamenti italiani. Come sempre siamo i soliti quando si tratta di rivoluzionare le pronunce. E quasi dimenticavo, Slam Dunk è un po' vecchiotto come manga, quindi do per scontato la sua fama oggi. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un manga shōnen, cioè a tema sportivo, nato oltre 20 anni fa dalle mani di Inoue Takehiko, autore di un altro masterpiece come Vagabond, abbastanza famoso. Al tempo con Slam Dunk, egli diede un grande contributo in patria, portando molti giovani ad interessarsi al basket, quindi opera magistrale che vanta anche grande impatto sociale. Cioè, se Holly e Benji, cioè Capitan Tsubasa in lingua originale, è icona incontrastata del calcio, mentre Mila e Shiro della pallavolo, beh, per il basket vale Slam Dunk. Poi di questo manga faranno anche una serie animata, in alcuni casi non proprio fedelissima, per questo introdotto dall'autore stesso, che adesso dopo 20 anni ci riprova con The Fist Slam Dunk. Io ho conosciuto Slam Dunk proprio grazie alla serie animata, l'ho apprezzata tantissimo, al tempo la trasmettevano su MTV. E vederlo fermarsi bruscamente fu un bel giramento di scatole, per non dire altro, ma mi piacque a tal punto che mi interessai addirittura al basket, ma con il mio 1,65 m, insomma. Comunque, da fan, sentendo questo grande ritorno, non potevo assolutamente lasciarmi scappare il nuovo adattamento. Ed ecco la mia video recensione, che vi anticipo, no, non vi anticipo niente, faccio partire l'intro e poi parliamo di The Fist Slam Dunk. The Fist Slam Dunk è un film d'animazione nipponico uscito nelle sale cinematografiche giapponesi lo scorso dicembre 2022 e solo di recente dalle nostre parti. La pellicola nasce da uno sviluppo incerto, travagliato, un lungo discutere tra la casa produttrice, Toei Animation, e l'autore stesso, Inoue Takehiko. Già dai primissimi anni del 2000 si cercava di realizzare un film che continuasse le vicende della serie animata. Ma non c'è mai stato un punto d'incontro, un accordo tra le due parti. Ma non è stata gettata la spugna. Negli anni sono nati diversi progetti, nuove proposte, fino a quando nel 2014 è giunto il grande accordo. Un grande discutere che ha portato alla conclusione con Inoue, interessato in prima persona alla scrittura e direzione della pellicola, mentre la Toei impegnata all'animazione in un mix 2D e computer grafica. Ideale per il motion capture con gli atleti, esatto, CGI. Ed è così che nel 2015 è partito il progetto con l'autore stesso dietro le quinte, fino al grande annuncio nel 2021, sorprendendo così tantissimi fan da ogni parte del mondo, me compreso, ecco. È del tutto inaspettato un ritorno di Slam Dunk dopo oltre 20 anni dalla sua nascita. Passiamo alla storia. Il film, senza anticiparvi troppo della trama, segue le vicende dello Shohoku, alle prese con l'importantissimo scontro contro i campioni del Sanno, una parte importante del manga ben scoperta per chi ha seguito la vecchia serie animata, per questo richiesta a gran voce. Solo che tutto si svolge avendo come gran protagonista non Hanamichi Sakuragi, ma un altro componente dello Shohoku, che preferisco non dire lo scontro. Faccio scoprire a voi che andate al cinema, anche se fosse reso noto, vabbè, non lo dico ugualmente. E tramite flashback sulla vita e crescita di questo personaggio, oltre a tutto il resto del team, che si va a rivivere questo avvincente scontro tra lo Shohoku e il Sanno. Vi verrà da dire, ma come leggo che il film dura più di 2 ore e sono tutte su una singola sfida? Sì, esattamente. In modo del tutto sorprendente, hanno reso su schermo una partita tanto avvincente che 2 ore passano e puff, manco te ne accorgi. L'azione di gioco si svolge in modo così adrenalinico, in alternanza con il passato del protagonista, protagonisti, che il tempo vola. È tutto molto stupendo.
Certo, va detto che in alcuni casi è un po' velocizzato per gli altri componenti del team e un mancato prologo, un vero prologo, non te li fa scoprire come si deve. Per chi è nuovo della serie, avrei usato di più con un'infarinatura generale, ma appunto hanno voluto rendere lui gran partecipe dell'evento. Si vede che l'autore deve stare particolarmente al cuore di questo personaggio per scegliergli il palcoscenico, oppure perché tra quelli meno scoperti nell'opera originale, e perciò si cerca di rimediare aggiungendo anche nuovo materiale, ma non conosco benissimo i dettagli che c'è dietro questo personaggio. La partita, come vi dicevo, segue in modo magistrale questo scontro tra colossi, veramente avvincente, ti casa tantissimo in ogni azione, ma se proprio devo trovare un difetto, sono i continui flashback, che in alcuni casi ci stanno bene come tempistiche, mentre in altri spezzano troppo il ritmo frenetico da risultare un tantinello invadenti. Sull'aspetto grafico vi dicevo, vi parlavo di una combinazione 3D cel shading e 2D, che giocando in tutta sicurezza è reso molto pulito come colori e tratti, forse fin troppo, perdendo un po' i dettagli ben presenti tra le pagine del manga, dove si vede un bel po' di sudore grondare. Ma è complesso questo mix 2D, 3D ben si amalgama. L'animazione poi sono belle e fluide, qualche volta anche da non rendere il distacco visibile tra le due tecniche utilizzate. Diciamo che sono poche scene a schermo ad essere un po' plasticose o approssimative. Ci sono, ma poca roba. E quando si parla di CGI ho sempre molto da ridire. In grossa percentuale fanno sempre cagare queste pellicole, infatti così, mentre qui parliamo di personaggi resi alla grande, dai movimenti atletici pieni di vita, perciò se la sono giocati bene. Anche i fondali sono resi molto belli, giusto? Il tifo a schermo può risultare un po' più approssimativo come realizzazione, ma veramente la necessità di dedicarci più tempo è superflua, forse manco dovevo prenderlo in considerazione come cosa. Le scene, come detto, sono animate in modo veramente fluido, poi la parte finale che è pura gioia per gli occhi, come resa, un qualcosa di unico e da pelle d'oca, che mi ha fatto cancellare appunto qualsiasi bruttura precedentemente elencata. Sul doppiaggio vi dico che non sono riuscito a vederlo in giapponese, niente, ho beccato lo spettacolo in italiano, risentendo alcune voci familiari. Sinceramente non mi è dispiaciuto, ma voglio rimediare in giapponese appena reso possibile su qualche piattaforma streaming. Sulla colonna sonora vi dico che è strepitosa. Appena l'azione entra nel vivo, subito passi a mille Dai Zero Kan, alternata sia cantata che strumentale, che ti manda su di giri. Eleva il valore di ogni singola azione alla 27esima. Ti senti anche tu lì presente a fare il tifo e a vivere il momento con il cuore palpitante, va, perciò sound design pienamente approvato. Che dire, The Fist Land Tank è un messaggio d'amore da parte dell'autore e del team di animazione a tutti i fan della saga. Un qualcosa di tanto atteso, desiderato, che riesce a soddisfare le alte aspettative a livello di storia, ampliamento del manga, animazioni sonore, eccetera, eccetera. Può sembrare una cosa di poco conto, ma per niente, accontentare i fan è una bella impresa, sono i più pretenziosi, ecco. Ma non solo i fan, può accontentare tutti, anche chi dice bleh, chi se ne frega del basket. Quella scherma non è una semplice partita, ma è vita. Tiene conto di fattori sociali, solo che lo fa tramite questo linguaggio chiamato pallacanestro. Quindi mi sbilancio e dico capolavoro. Vedetelo, vedetelo e vedetelo adesso che sta ancora al cinema, è stato prolungato il suo tempo nelle sale. Ma appunto sto dicendo tutte queste cose indossando un po' gli occhiali del fan romanticone. Se invece me li tolgo, c'è qualcosina che bisogna tenere in considerazione, almeno un paio. Il film, dicevo, è godibilissimo anche per chi non conosce la serie, non è appassionato del basket, ma ecco, non avendo un vero prologo che spiega meglio le vicende della nascita della squadra e degli altri componenti, può far perdere un po' la magia che si porta dietro. Cioè, con il film non si rientra tantissimo nell'ottica, per esempio, di Hanamichi Teppistello dal cuore d'oro, si perdono queste cose. Seconda cosa sono i flashback, sono veramente tanti, 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 e in alcuni casi stonano spezzando troppo l'azione. Questi andavano distribuiti poco meglio, stop. Spiegati questi due punti, mi rimetto gli occhiali e vi dico correte a vedere Zandan, uno dei film di animazioni più godibili, intensi e adrenalinici degli ultimi anni. Ottimo per chi non conosce la saga,
sta ottimo, strepitoso invece per i fan storici. Veramente un regalo gradito per questa colonna portante del mondo dei manga. Certo, si è fatto attendere 20 anni, ma se il risultato è questo, felice di aver aspettato. Chissà se il successo in patria e a livello globale raggiunto lo spinga gli ideatori ad altri adattamenti, nuove storie. Per questo ci spero, magari questa volta non tra 20 anni, ecco. E niente, gente, ecco qua, video recensione terminata. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra commentando sotto al video. Ci conto. Io adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima. Matane!